Buongiorno a tutti, benvenuti a questo talk con Maurizio Zanella. Mi presento, sono Michela Proietti, sono una giornalista del Corriere della Sera, ma anche un'amica di Maurizio che seguo da sempre, da quando almeno l'ho conosciuto, insomma, dire sempre forse troppo, ma da quando una decina d'anni fa ci siamo incontrati, ho seguito il suo percorso, un percorso direi da visionario, da imprenditore illuminato. Oggi siamo qui per raccontare un po' di quello che Maurizio ha saputo generare in quanto fondatore di questa realtà Ca' del Bosco, che ha saputo andare oltre alla realtà del vino. Allora, Maurizio, io quando sono venuta da te, la prima cosa che mi ha colpito, e credo tutte le persone che si sono avvicinate al tuo mondo, è stato l'ingresso del tuo regno. Questo cancello incredibile di cui poi lui mi ha raccontato in retroscena, no? Il fatto che ha dovuto convincere questo artista, Arnaldo Pomodoro, a farsi realizzare un'opera che all'epoca era considerata quasi incredibile, un'opera di land art agli albori, soprattutto in un territorio come la Franciacorta, che era fatto di realtà molto autentiche, molto territoriali, ma forse ancora poco aperte a questo mondo dell'arte e del design. Allora, Maurizio, racconta anche a chi ci sta ascoltando come è nato questo primo contatto con il mondo dell'arte. Buongiorno a tutti, cercherò di portarvi per mano in un posto che per chi non lo conosce ha molta, diciamo, ha un'enfasi particolare al di là del fatto che siamo in campagna, la natura la fa da padrona e vi spiego perché è nata l'idea di dover e voler valorizzare un territorio con l'arte contemporanea, più precisamente con la scultura. E, essendo nati nel vino, il vino nel nostro paese negli anni 70 era un bene estremamente banale, quotidiano, e che non aveva mai avuto una dignità sufficiente per essere valorizzato per i contenuti che aveva, non solo in termini tecnici, ma anche storici e culturali. E quindi ho ritenuto opportuno che l'arte contemporanea, in particolare la scultura, fosse una chiave e un mezzo per poter avere l'attenzione di un pubblico più attento su un bene che era quotidiano in quegli anni e abbastanza banale. Quindi bisognava partire con una cosa forte, e la cosa forte è l'ingresso di casa, per cui l'ingresso di casa era costituito da un cancello normale, e quindi vedendo Piazza Meda e quello che c'è in Piazza Meda, immaginai Piazza Meda con delle dimensioni superiori, ma tagliato in due. E quando incontrai per molte volte Arnaldo Pomodoro, all'inizio era abbastanza scocciato del fatto che ci fosse una persona, diciamo, che andasse a chiedere di tagliare in due un'opera e anche muoverla. Ma col tempo siamo riusciti, vi assicuro, non solo per fattori economici, ma per convinzione, dopo averlo portato, fatto capire cosa è importante il sole per il nostro lavoro, siamo riusciti a convincerlo e nasce questo progetto. La cosa bella da raccontare, che forse Michela non la dissi, ma qui siamo in un altro tipo di sede, è che una volta realizzata questa meravigliosa scultura, non ottenemmo il permesso da parte delle autorità di installarlo perché, secondo le autorità, non era consono al territorio e lo, se vogliamo, deturpava. Per cui l'opera è rimasta per 3 anni in fonderia, dove era stata realizzata, sperando in un cambio di un'amministrazione comunale che ci fu e che capì che, così come i Musei Vaticani o in Piazza Rossa o davanti alla Farnesina
c'erano degli elementi a valorizzare, questi sono solo tre esempi di sculture esterne, perché tutto in Ca' del Bosco è fatto all'esterno, non c'è una scultura, ce ne sono due all'interno, ma sono le ultime realizzazioni, tutte le altre sono tutte fatte all'esterno, nei vigneti e in mezzo ai boschi. Quindi il motivo, ve l'ho spiegato, la storia anche piuttosto curiosa anche, e questo è stato il seme che poi ha dato, come dire, inizio a una piccola collezione che si arricchisce ogni anno, ogni due anni, di pezzi che non sono mai stati acquistati da una gallerista o da uno scultore, ma sono tutti ragionati site specific con gli artisti, spesso con negoziazioni estenuanti. Il caso più emblematico forse è quello di Mitorai, dove le sculture di grandi dimensioni sono sempre state fatte in bronzo, e anche qui, per convincerlo a fare una cosa di 4 metri in marmo, ho dovuto vivere a Pietrasanta per circa 3 estati per cercare di portarlo dalla mia. Per cui è molto bello, perché ognuno di questi pezzi è un frutto di una, come dire, convincimento da parte dell'artista nel venire da noi, nel trovare la location giusta e nell'interpretare a quel punto un'opera inserita all'interno dell'azienda. E possiamo dire che Maurizio ha aperto una strada in questo senso nel portare l'arte all'interno del mondo vinicolo, perché poi non ci piace fare nomi e cognomi, ma tanti ti hanno imitato, tanti hanno seguito questo percorso, perché in fondo l'enogastronomia è cultura, e tu hai saputo capire prima di tutti gli altri come questo mondo del bere, del buon bere, dovesse andare a spasso con l'arte. E qui, per non sbagliare, leggo alcuni nomi, sono arrivati appunto, come tu dicevi, Mitorai, che appunto hai convinto a cambiare materiale, no? Quindi ci hai messo anche lì un po' di tempo, come ci stavi raccontando. Poi appunto c'è stato anche il bresciano Bruno Romeda, con il peso del tempo sospeso, che è questo rinoceronte, no? Che a me è una delle cose che ha sempre colpito di più quando visitavo e visito la cantina di Maurizio, questo rinoceronte appeso nel vuoto, è molto, molto bello. E poi, va bene, c'è Stefano Bombardieri, un altro bresciano, Rabarama, quanti ne potremmo nominare, insomma, Maurizio. E poi la fotografia, tu hai portato anche la fotografia delle opere stupende di McCallin, questo è avvenuto prima, quindi il tuo è un concetto di interesse per l'arte a tutto tondo. Sì, sono i due elementi che contraddistinguono Ca' del Bosco, sono la fotografia. Lo dico, magari ci sarà qualcuno qui che non confermerà o non amerà il mio pensiero, ma la fotografia, quella, come dire, vecchia, quella col banco ottico, quella senza l'elettronica, quella in cui un fotografo per fare uno scatto ci metteva 12 ore perché non era mai soddisfatto delle luci, e quindi era una cosa infinita con questi scatti con le Polaroid, per vedere le luci e spostare le luci, per cui ogni scatto era estenuante, soprattutto per chi lavorava nel cercare le giuste posizioni, e quindi era una fotografia diversa dalla fotografia attuale, che ovviamente ha altre qualità, ma sono due mondi completamente diversi, per cui tutti gli artisti, i fotografi abbastanza importanti venuti in Ca' del Bosco, avevano un solo obbligo, che era quello di non fotografare mai un'etichetta, perché non avremmo voluto fare una marchetta o comunque della pubblicità, ma fare un discorso che fosse realmente legato alla capacità creativa. E quindi l'unica richiesta che feci loro: non voglio vedere un'etichetta fotografata. E grazie a ciò questa collezione di fotografie ha generato delle mostre piuttosto importanti, una in triennale, una al Museo d'Arte Moderna di Tokyo, una al Museo della Fotografia di Parigi. Perché questi artisti hanno... è uscito un libro
importante edito da Schirà, che appunto racconta il viaggio di questi artisti all'interno dell'uva, del vino e di tutto quello che ci sta dietro. Un mondo molto affascinante e Maurizio, ovviamente parlando con te dobbiamo parlare per forza di vino, di questa tua intuizione anche di far diventare le bollicine, che è un termine che a te non piace tanto. Mi hai sempre detto non chiamiamo le bollicine, adesso ci darai un sinonimo. Perché un vino. Un vino che appunto a tutti gli effetti fa concorrenza allo champagne, perché è molto facile vedere appunto come a volte si preferisca in Italia comunque bere un buon Franciacorta, una buona bollicina, passami il termine per questa volta, della Franciacorta, piuttosto che uno champagne francese. Ma io vorrei parlare di te, non tanto della qualità dei tuoi vini, che è appunto riconosciuta, premiata, indiscutibile, ma anche di quella intuizione che tu hai avuto nel packaging, che a suo modo è diventato iconico. A me ha sempre incuriosito, forse non te l'ho mai chiesto, dove è nata questa idea dell'involucro arancio, che è quasi diventato un color Tiffany, no? Quando tu vedi l'arancio dici, ah, sto bevendo Maurizio, chi ti conosce dice è Maurizio, oppure un Cade il Bosco. Come è arrivata questa idea? È arrivata perché decidemmo, a discapito del vino, di utilizzare un contenitore trasparente. Forse non tutti sanno che il vino soffre la luce, c'è una malattia vera, nel senso in cui il vino degenera e cambia a livello olfattivo completamente le sue caratteristiche se riceve della luce, sia naturale sia artificiale, e ci sono solo delle nuove lampade al sodio che evitano questo problema. Quindi desideravamo la bottiglia trasparente per mostrare il colore, che è leggermente più carico rispetto a quelli di altri prodotti, perché il nostro Franciacorta, questo è come si chiama correttamente questo vino, è diverso dagli altri perché ha un colore leggermente più intenso, perché è più vinoso rispetto agli altri che sono più scarichi di colore. Quindi volevamo evidenziare il colore utilizzando un vetro trasparente. Il vetro trasparente però aveva il problema del, come dire, prestare il vino a possibili deterioramenti per il problema della luce di cui vi parlavo prima. Quindi siamo andati a vedere quali fossero le carte trasparenti che anti raggi UV, che consentissero di vedere comunque l'etichetta, comunque il colore, ma proteggessero dalla luce del sole il vino. E c'erano due colori, non avevamo avuto molta scelta. La scelta da un bordeaux, un rosso porpora un po' funereo, a un arancione invece molto allegro, cadde su questo arancione, tra l'altro usato da un'altra azienda francese abbastanza importante, che ovviamente non menzionerò nemmeno sotto tortura, divenne un involucro che tutti pensano estetico, e invece non è assolutamente estetico, anzi ci arrabbiamo con le enoteche o i ristoranti che tolgono questo involucro e mettono le bottiglie in esposizione, perché quelle bottiglie si deteriorano. Quindi quello che tutti pensano sia un oggetto di vestizione per dargli una caratterizzazione, in effetti è l'elemento che protegge il vino. Ecco, vedi, quindi hai saputo unire un po' di utilità, glamour, come fai sempre tu del resto nella promozione del tuo vino, no? Perché Maurizio Zanella è un grande ambasciatore del Made in Italy. Credo che tu prima della pandemia prendessi quanti aerei all'anno? Azzarda un numero. Parecchi, direi 200. 200, ecco, ma qua, diciamo un aereo ogni due giorni più o meno. Un aereo ogni due giorni, perché la missione di Maurizio è stata sempre quella di portare la cultura del buon bere all'estero, cioè tu avevi questa e hai tuttora, prosegui questo focus verso l'estero. A proposito dell'arancione, mi ricordo un aneddoto divertente: quando arrivò Cristo,
sul lago di Iseo con i suoi floating piers, incredibilmente lui utilizzò lo stesso arancio di Cadelbosco, e questa cosa ci diede la conferma di come Maurizio aveva visto prima degli altri, cioè aveva azzeccato anche lì un colore artistico, no? Molto bello. E tu sei stato molto vicino a quell'esperienza, avevi... Ho cercato di sbloccare i veti che 17 nazioni avevano dato a questo progetto per il rischio, perché Cristo non voleva nessun tipo di barriera fra la passerella e l'acqua, e quindi il progetto fu rifiutato da 17 nazioni diverse in 23 anni. E quando arrivò in Italia mi feci quello che potevo fare per cercare di convincere le autorità a dare il permesso a che ciò potesse avvenire con tutte le sicurezze del caso. Per cui io non ho fatto nulla, ho solo cercato di accompagnare in termini burocratici, politici, il fatto che un'opera del genere potesse approdare in Italia. E è stato incredibile quanto il Lago di Iseo e la Franciacorta abbiano beneficiato di un'opera che è stata sulla prima pagina a colori di tutti i quotidiani del mondo. Io penso nemmeno l'insediamento del Papa ha avuto una copertura dei media così importante. Sì, è stato un avvenimento artistico incredibile, di cui tu hai un po' la paternità, come hai appena ricordato. Hai dato un piccolo aiuto, ma grande, perché quello era il tuo territorio, quello era il tuo mondo, tu hai portato i tuoi ospiti anche a visitare questa installazione, che poi è stata una delle ultime vere opere open air di Cristo, no? Che sì, appunto poi è morto, e quindi ci ricordiamo tutti, ti ringraziamo per quello che hai fatto, anche per questa minima parte, perché è stato un momento di grande bellezza. E poi, Maurizio, tu non prescindi da un altro grande tema che è contemporaneo, che è quello della sostenibilità. Ci spieghi, a me è sempre colpito questa cosa che tu dici, il territorio non va sfruttato, ma va comunque compreso, va trattato bene. Come hai applicato in pratica questa tua visione, che anche in questo caso è visionaria, perché hai cominciato prima degli altri? Come ci sei riuscito? Ma nel nostro mestiere il territorio è tutto. Un vino si contraddistingue non tanto per come è fatto, ma da dove viene. Quindi il punto numero uno è la valorizzazione del patrimonio su cui noi lavoriamo, e quindi non va sfruttato, ma va usato con intelligenza e va reso quello che prendiamo. Cioè, ci deve essere sempre un bilancio di ritorno sul territorio rispetto a quello che ci dà, e ci dà tanto. Quindi da sempre abbiamo avuto un approccio diciamo protettivo e di valorizzazione di quello che facciamo. In agricoltura, e soprattutto nel nostro settore in viticoltura, personalmente la parola sostenibilità non la amo, perché confonde molto le persone ed è vaga. È vaga nel senso che la coltivazione dell'uva e di qualsiasi materiale agricolo presuppone un impiego di prodotti. Per noi è stata una scelta difficilissima 20 anni fa. Noi che siamo proiettati nel massimo e cerchiamo di dare un'innovazione che protegga le tradizioni e protegga il prodotto, fare marcia indietro, e è un po' come uno che scopre la macchina elettrica e non torna alla macchina col motore a scoppio, ma usa la macchina alimentata a carbone. Non so se l'esempio lo comprendete. Cioè, nel momento in cui si stava passando dal motore a scoppio all'elettrico, un'azienda proiettata in tutte le sue fasi di trasformazione oltre l'elettrico, perché non è soddisfatta dell'elettrico e quindi siamo già oltre, decide di non tornare al motore a scoppio che usava prima, ma di usare il carbone per fare andare la macchina a vapore. Questo è quello che è successo con grandi
lotte interne intestine, dove il responsabile, che era con noi da 22 anni, si è dimesso perché trovava la scelta assolutamente incoerente sotto il profilo della qualità del prodotto. Quindi la parola sostenibilità, perché vi dicevo che è abbastanza nebulosa nel nostro mestiere? Perché c'è solo una maniera di interpretare un territorio ed è quello di lavorare in materia biologica, quindi organica, e sottolineo questo tipo di situazione viene sfruttato spesso per aumentare i prezzi, quindi noi non lo dichiariamo perché non è una leva di marketing, ma è un credo, e non è un credo per migliorare il prodotto, quindi qualcuno di voi adesso mi dirà questo è pazzo, perché il prodotto purtroppo ha un downloading in termini di qualità, perché evidentemente fare marcia indietro senza usare prodotti di natura chimica ci espone a rischi maggiori sulla maturazione, sull'uva, quindi abbiamo fatto un leggero passo indietro sulla qualità del prodotto, quindi quando vi raccontano che il biologico dà un prodotto migliore, prendete questa cosa con le pinze, nel senso che non è assolutamente vero, perché evidentemente ci esponiamo a dei rischi del tempo superiori, e quindi mi dite, ma perché l'hai fatto? L'abbiamo fatto perché il nostro patrimonio numero uno è il territorio, è la terra proprio, e meno la terra la inquiniamo le falde con prodotti che sì danno un'uva migliore, ma che danno dei problemi alla falda, prima o poi pagheremo il conto. Siccome il nostro è un lavoro non a medio termine, ma a lunghissimo termine, perché una vigna, perché sia tale, deve avere almeno 70-80 anni, è importante lasciare ai nostri figli qualche cosa di... ma non per un fatto poetico, non fraintendetemi, per un fatto puramente economico, l'asset più importante di un'azienda è la terra. E se uno non protegge la cosa più importante che ha, non ha capito che lavoro sta facendo, non l'ha proprio capito. Quindi dietro la sostenibilità si nascondono delle parole abbastanza vaghe che servono per il marketing, servono nel nostro campo, attenzione. Invece bisogna essere abbastanza, credo, realisti e operare salvaguardando il terreno anche a discapito di un piccolo passo indietro sulla qualità che cerchiamo poi di recuperare in cantina. Vi faccio un esempio senza tediarvi e senza farvi diventare enologi, ma il prodotto chimico che veniva spruzzato contro le malattie e i parassiti andava sulla foglia e la foglia in fotosintesi proteggeva l'acino dell'uva da elementi esterni come la muffa, come la peronospora, come vari elementi negativi. Andando al biologico si fa quello che probabilmente molti di noi avevano un nonno, un cugino, uno zio che aveva un orto che spruzzava con una cosa che aveva sulle spalle del verderame sulla sua verdura, sulla sua insalata. Biologico vuol dire quello, ci sono dei grandi paroloni, ma siamo tornati indietro a usare solo lo zolfo e il rame. Evidentemente se non piove molto, questo zolfo e rame rimangono sull'uva, vanno nel mosto, vengono poi eliminati in parte col freddo, ma in parte rimangono. E avere nello stomaco dei metalli pesanti come il rame non è assolutamente positivo. Quindi il biologico paradossalmente fa bene alla terra, ma fa bene al vino. Quindi cosa ci siamo inventati? Ci siamo inventati di dover, nel processo produttivo, lavare l'uva. E che fu uno scandalo all'epoca, perché l'acqua era la prima frode che si c'era in Italia nell'allungare i vini meridionali e produrne il doppio utilizzando l'acqua. Per cui quando iniziammo a lavare l'uva ci diedero tutti dei pazzi, perché non si può fare un grande vino con l'acqua. Ma perché lavavamo l'uva? Per togliere dalla pelle, dalla buccia, tutti i residui di quel rame, di quel zolfo necessari per poter avere la certificazione biologica e inquinare meno il terreno, che comunque, by the way, il rame compromette. Quindi adesso c'è una gara nel biologico a ridurre anche il rame, perché anche il rame nel terreno comunque può dar fastidio. Tutto questo per farvi capire che il processo
di attenzione del territorio è più importante del prodotto. Infatti mi hai preceduto, avrei appunto detto di questa spa dell'uva, no? Che tu... La chiamiamo Berry Spa. Esatto, esattamente. Questa spa dell'uva che Maurizio ha inventato, si è portato a casa ed è... Maurizio, la tua cantina è visitabile, sì, no? C'è un ticket d'ingresso. Ecco, io vi invito veramente a fare un giro una domenica d'ottobre, quando uno ha voglia di farsi questo giro per le vigne, a visitare la cantina di Maurizio, che è meravigliosa, ma anche non solo per le opere d'arte di cui abbiamo parlato, ma anche per questi meccanismi incredibili. Io quando ho visto questa doccia che lava l'uva... Sono così, delle grandi jacuzzi. Esatto, è delle grandi jacuzzi, ero incantata, dicevo, ma questa è una cosa geniale, in effetti ti dà un'idea di cura della materia prima in maniera totale, quindi hai proprio anticipato un tema che ti avrei chiesto, mentre invece hai appena citato anche figli, famiglia, quanto contano le tue radici in questa tua avventura imprenditoriale? Per esempio, una cosa che mi ha molto intenerita è quando tu hai detto: mia mamma Anna Maria Clementi era una donna molto schiva, se avesse saputo che il suo nome in futuro sarebbe stato stampato in non so quante bottiglie, forse si sarebbe diventata almeno rossa, no? Di sicuro, e poi non l'avrebbe approvato. Non avrebbe approvato, però insomma mi sembra un bellissimo gesto di amore, di gratitudine nei confronti di un passato e di alcune tue radici che hanno inciso molto in questo tuo percorso. Ce le racconti? Io le conosco, ma mi piacerebbe che le condividessi con tutti. È una storia particolare, perché normalmente il vino ha radici secolari, con generazioni. Invece qui, appunto, come citavi, la mia famiglia nasce facendo una piccolissima fattoria in Franciacorta, che all'epoca non era ancora la Franciacorta. E quindi, per uscire da Milano e avere di fatto i prodotti alimentari naturali fatti in maniera, diciamo così, semplice, con una visione di autoconsumo, quindi del pollo, del latte, del formaggio, del burro, della frutta, del vino, e per cui casualmente una fattoria è poi cambiato direzione perché... Devo dare atto a un tuo collega che mi ha preso sotto la sua ala e che mi ha diciamo dato un bacillo, che per fortuna non è quello attuale che stiamo vivendo, ma è uno di grande passione e cultura. Si chiamava Luigi Veronelli, forse molti di voi ricordano questa immensa persona, che non era uno scrittore, un giornalista, era un filosofo, per di più anarchico, quindi senza nessun tipo di limite e confine di pensiero, e che pensava unicamente a valorizzare la terra e il frutto della terra, e era un po' un paladino della guerra contro l'industria, e quindi mi ha iniettato questo, come dire, spirito per cui il contadino vale molto più dell'industriale. Di questo ancora, quando ci sono delle interviste, qualcuno mi dice che sono un grande imprenditore, lo correggo sempre e dico: sono un modesto contadino, ma non sono affatto un imprenditore. Maurizio, siamo arrivati quasi alla fine di questo talk e mi piacerebbe che tu facessi una riflessione su quello, il tempo che abbiamo appena passato, su quanto ha inciso su tutto questo anche tuo progetto di espansione, di bellezza, e in quale direzione senti che stiamo andando? Ci vorrebbe una sfera di cristallo per rispondere bene a questa bella domanda. Credo che però si siano rimessi in fila dei valori che forse prima erano un po', ci erano scappati di mano, sia a livello umano sia a livello culturale. Anche nel nostro mondo dell'architettura e dell'arte, anche nel tuo mondo, diciamo un mondo che si è mosso forse troppo velocemente, ha dato spazio all'estemporaneità, mentre invece servono più contenuti, servono più basi nel nostro lavoro come negli altri, e questo
a livello anche umano e personale, però mi ha dato adito anche di capire il valore di vivere in una maniera diversa, probabilmente non prendendo più 200 aerei all'anno, ma magari sono sufficienti 50, ecco. Certo. Perché ci sono altre cose, oltre al fatto di far sì che l'Italia possa essere orgogliosa di avere una cosa che si chiama Franciacorta, che non tutti di voi sanno, ha regole produttive più severe del vino francese che hai citato, che io non citerò e che tutti conoscete, che è un vino che ha 300 anni di storia, ma che ha una grande qualità, ma che non, in Franciacorta, pur facendo un vino diverso, non abbiamo nessun timore reverenziale nei confronti di un'altra appellazione importante francese, perché ci siamo dati delle regole molto più severe, perché da debuttanti dovevamo dimostrare al mondo che esistono delle alternative di qualità e non solo di prezzo. Certamente Maurizio, è un bellissimo messaggio quello che ci lasci. Adesso in conclusione siamo ospiti del Salone del Mobile, ci dici se hai una to-do list di questi giorni, qualcosa che non ti vuoi perdere, qualche... Beh, di sicuro io so che è stato un salone molto combattuto, che ha avuto degli strascichi sul fatto che bisognava farlo rispetto a non farlo. Però credo che sia un segnale straordinario che viene dato per poter ripartire, e quindi sono felice di essere qui anche per questo, perché credo che sia, ne sono convinto, sia la scintilla che ci dà, soprattutto a questo settore, la modalità di ripartire nel migliore dei modi. Grazie Maurizio, grazie a tutti voi che siete stati con noi fino alla fine. Grazie. E buon salone a tutti.